sei senza voce, un bel tè con il miele dentro. Lo bevo solo quando mi sento male di stomaco. Il tè, secondo me, è buono soltanto quello freddo, perché quello caldo mi dà l'effetto del malato. E quando uno sta male prende il tè e via discorrendo, mentre mi esalta quello estivo, il tè freddo proprio con la gocciolina che sta sul bordo del bicchiere. È una cosa che serve per stare insieme, tranquilli, mi ricordo il mare, è grande. Soprattutto lo Shabbat, quella la nana, mi dà un senso, diciamo, di pace e tranquillità. Ma che stai comprando delle cose, state facendo degli affari con qualche ditta che vende tè, perché ti sta interessando moltissimo il tè e voi non fate niente al caso. Io lo bevo quando, soprattutto quando mi fa male la testa, che mi rilassa molto. E quindi sicuramente chiedendomi sempre del tè tu stai sponsorizzando un qualcosa da poter vendere. Però ecco, quella cosa lì mi rimane in bocca, mi dà fastidio e allora preferisco più quell'altra, capito? Perciò quella la evito. Il tè piace ogni tanto. Dopo una notte d'amore ci vuole il tè. È stupefacente. A me non piace il tè, preferisco la cacao. A me dà una sensazione di relax. La mattina e il pomeriggio, perché sono un po' inglese, alle 5. Niente, perché non va. Quella comprò la pagliata da Israele. Arriva da qua che c'era ogni verba, era mezzo di lunghezza. Gli hanno rubato i polli, li ha portato qui. Mir morto di fame, miliardario. Se facesse un bagno con la creolina. Ma il tè lo bevi tu? No, sì, non bevo, mi fa male. Lo regalo, lo bevi. Ti fa male? No, in a me non mi regalo niente, nessuno, morto da fame. A cattore morto da fame. Ma te il tè lo bevi? No, ne. Lo bevi o no il tè? No, ne. In che senso? Prendo. Perché non mi piace. Perché il regalo c'ho bevo. Vero, sul bordellocchi di sì, è vero. Ma caffè? Sì. Sì, quello sì. Caffè sì, eh. Sì, ma qualche volta ti è capitato di bere il tè? No, no, non mi piace. Ma quella tripolina? Non bevo più perché ho il diabete e devo bere più un cazzo, solo acqua. Non lo bevo! Niente. Caldo, freddo? Niente, niente. No. Fa tutto mia moglie. Ma tu non fai niente quindi? No. Io vado solo che a lavorare. Tu? Vado solo che a lavorare. Il tè lo prendo se qualche pomeriggio non mi va di cenare, non mi va di far merenda, allora mi faccio preparare un tè da mia moglie. È come un solo un tè fa da tappabuchi a una cena? Cioè, no, di tappabuchi a una cena, un fermastomaco. Solamente mi piace anche quello un po' aromizzato, alla menta, col nanà, queste cose qua. Ma sei stato influenzato da qualcuno qui? Sì, sì. Da chi? Dalla comunità ebraica tripolina. Qualche volta sì. Teati. Teati? Sì. Ah, una bustina quindi, un tè in bustina. Tè in bustina, sì. Preferiamo il caffè, però a volte anche il tè prendiamo, specie volte. Dobbiamo andare a piacere, specie volte quando è freddo si beve ancora meglio. Eh beh, si compra, si mette nell'acqua, si bolli, poi si mette il tunisino. E lì si beve il tè verde più del rosso? Non lo so, beh, si bevono tutti e due. Beh, veramente sì, qualche volta, ma quando sto un po' imbarazzato di stomaco, mi faccio un tè caldo caldo che mi sistema, proprio mi sento tutto quanto bello, tranquillo, che proprio mi fa bene. Di solito bevo il caffè, però quando bevo il caffè... Attaia. Sempre in bustina, perché sennò ci vanno tutti quei pezzettini che poi rimangono in bocca. Il tè freddo o il tè caldo? Come che come vuoi tu? Il tè freddo è buono, mi piace e lo bevo. Sì, sì, tè in bustina. Prendo il tè quello che la bustina va dentro, lip, una marca buona, perché se non è buona. Come si chiama? Ah, a me perché sono romana, parlo male. È una marca buona. Ati. Tè Ati. Lo beviamo, come no? Io con due giorni di tè mi ristabilisco immediatamente. Ma ci metti limone, latte? Limone. Latte mai? No.
tante, anche tante amiche mie, quando noi ci incontriamo verso il pomeriggio, andiamo a prendere un tè. Ah, e facciamo un tè, perché è una cosa che... Ma questa è un'abitudine romana o inglese? No, ah, cioè l'inglese non lo so perché non ci sono mai stata in Inghilterra. Io sono romana, prendo il tè perché mi piace proprio. Okay. Mi piace perché non fa male. Oddio, nervosisce un pochino, ma io sono tipo molto calmo. Io lo faccio, bevo freddo d'estate. Caldo? Ma la granita al limone, Italia 1. Ma però so che è molto eccitante. Che ti tira su, ti fa brio e non ti fa dormire la notte se ne prendi tanto. Quando sto bene lo elimino proprio. Ah, ecco. Quando sto bene lo elimino. Quindi, mi prendo uno yogurt. Quindi è una medicina al terreno? Sì, bravo. Una medicina. Medicina. Quando sto male, quando sto indisposta lo prendo perché alle volte lo stomaco fa i capricci. Prendo un tegamino di acqua, un tegamino, poi prendo il tè in bustina, lo immergo nell'acqua, poco, perché se c'è tanto diventa nero, allora appena colorato come il vino. Qualche sera che non mi va di cenare, ceno col tè e le fette biscottate. No, come medicinale no, ma a un certo momento d'inverno, per riscaldarmi, per non fare troppo abuso di caffè, perché ne bevo diversi, e prendo un tè. No, se è caldo prendo il limone, invece il freddo preferisco la pesca. Stranamente a casa con mia moglie. Oh, sì, nana. Il tè con nana, che cos'è nana? È una pianta piccola di menta. E allora? Ma tu quando lo bevi il tè? Quando sto con amici miei. Ma lo bevi anche quando stai male? Ma perché deve stare male? Ma perché devo stare male? E invece lei lo beve il tè? Io sì, al limone. Io lo bevo il tè senza limone. Con limone. Con limone, e lei? Io senza limone. Che tè beve? Del tè, invece di qualche volta invece del tè che bevo? Anche? Aranciata, San Pellegrino. San Pellegrino. Non è che ci mette sul giornale o su Shalom, no? Mi fa davvero ammazzata mio figlio. I tricolini bevono più tè dei romani? Ma penso di sì, che ne bevono di più. Di più, che ne so, io i tricolini in casa non ce l'ho. Non ce l'hai in casa? No, parenti no. Ti sei salvata allora? Sì. Silvia, parla pure tempo. Chi è che non ce l'hai? Io prendo il tè. Sì, e poi? E i pomeriggi, niente. E i parenti tribolini non ce l'hai? No, no, ce l'ho. E quindi romani. Non sai se i tribolini bevono più tè o meno tè? No, romani. Mai assaggiato il tè tribolino? No. Il tè alla menta, con nana. Conosci il tè tribolino? No, io con i tribolini non c'ho un buon rapporto. Perché? Non mi piace, basta che mi dico che sono dei tribolini, a me evito mangiare cose dei tribolini. Anche il tè dei tribolini lo eviti? No, non mi piace. Forse in Israele mangio il tè alla nana, quello alla menta, non so se è una cosa tribolina, che involontariamente prendo un tè che è la tribolina. E però così? Se sapessi che è la tribolina eviterei pure di berlo. Quello vostro, quello tuo che mi piace tantissimo. Quello dei tribolini? No, quello tuo in particolare, quando mi ospiti a casa, lì al magazzino tuo, mi fai il tè straordinario. Il tè io lo prendo quando sto male. E basta? E basta. Che tipo di mali pensi che ti curi? Allora, mi cura i dolori al fegato. Ah, pensi che ti depura il fegato? Esattamente. E quindi lo bevi? Con il limone. Altrimenti non lo bevi durante gli altri giorni? No, assolutamente no, perché mi ricorda troppo quando sto male. Tè agli utilli. Il tè agli utilli? Le rose di bosco. Conosci altri gusti di tè? Rose di bosco, tutti quelli israeliani, che sono tutti al miele, con le mele, tutti quanti. Nero o tè verde? Tè normale, naturale, quelli altri sono aggiunti di altri aromi. Tè naturale. Non mi piace aggiungere olio e limone, non mi piace aggiungere altri latte. Neanche latte, non mi piace. No. Il tè quando viene bollito perde assolutamente il suo aroma e il suo gusto.